Adiva FM, hashtag Legal Voice 22. In studio l'avvocato Fulvia Fois. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, ce l'ho fatta, ben trovato, come stai? Buongiorno, buongiorno, bene. Ti stavamo aspettando con ansia quest'oggi. Scusate il ritardo e niente, partiamo immediatamente, partiamo subito. L'importante è partecipare, come si dice. Sì, buongiorno all'avvocato Fulvia Fois. Buongiorno caro Tiziano, andiamo subito sull'argomento di oggi, un argomento che ci avete richiesto in tanti, sì. Me l'avete richiesto e l'avete richiesto a Tiziano, ma anche in radio. Parliamo di denigrazione a mezzo social. Va molto di moda, no? Va di moda perché i motivi sono tanti, adesso cercheremo di affrontarli e soprattutto cercheremo di affrontare i mezzi di tutela, come fare per tutelarsi dalla denigrazione sui social. Diciamo che il social più utilizzato, ma non c'è solo questo, dove la denigrazione veramente va alla grande, è sicuramente Facebook, anche se hanno cominciato a utilizzare una serie di strumenti atti a verificare che queste cose non abbiano a ripetersi. Denigrazione, quindi offese su Facebook, ma anche sui social, gli insulti, la denigrazione, le offese che vengono fatte sulla nostra bacheca non devono essere subite, basta. Ma non solo sulla nostra bacheca, perché magari sono offese che vengono fatte sulle bacheche di qualcun altro che sono a noi attribuibili, cioè l'offesa che è a noi attribuibile in quanto noi soggetti individuabili per tutta una serie di motivi diventa una diffamazione aggravata. Io metto un post, uno fa un commento dove offende qualcuno, ma chi è responsabile in questo caso? Tutti e due. Secondo me, perché comunque io ne sono l'editore, no? Tu io sei responsabile di quello che pubblicato. È come se tu, faccio un altro esempio, scrivi un post offensivo nei confronti di una persona e altre persone lo condividono. Chi è responsabile? Tutti sono responsabili. Certo. Ma andiamo ad analizzare un pochino meglio. Allora, innanzitutto, prima regola: no denigrazione su Facebook, ma neanche sui social. Perché? Perché ovviamente è devastante, caro Tiziano, perché la portata della denigrazione non è limitata a poche persone, ma a un numero illimitato di persone. Diventa incontrollabile, certo. Si amplifica al quadrato proprio. Ma veramente si amplifica in maniera esponenziale. Quindi c'è sicuramente la denigrazione, c'è sicuramente un'altra caratteristica che è la diffusione di questa notizia, di questa informazione, magari falsa, in maniera quasi illimitata e non controllabile. E c'è sicuramente l'attribuibilità di questa offesa ad un determinato soggetto che magari non è scritto, no, io offendo Tiziano, sheriff, che tutti ti conoscono, però non metto, dico, ah, però quello, permettimi, quello schifoso, quello stronzo che fa la trasmissione con me il venerdì mattina. Certo. Però non dico condivido, chi è. Condivido. Non dico chi è. Beh, insomma, se è individuabile. Adesso io ho fatto un esempio. Sì, non eccessivo. Hai fatto il nome direttamente, però che fa la trasmissione con te. Ci sei solo mattina, tu e voglio solo te. E quindi è sicuramente un elemento importante. Ma importante per cosa? Per la stessa Cassazione, perché ha ritenuto, ne avevamo parlato quindi anche l'anno scorso. Viene riconosciuta a livello del legislatore. Assolutamente sì, nel senso che è intervenuta la nostra Cassazione dicendo che la diffamazione a mezzo social, a mezzo Facebook, avendo le caratteristiche della diffusione rispetto a un numero di soggetti limitato e l'attribuibilità e il fatto di ledere di fatto l'onore di quella persona o di quelle persone, ha delle caratteristiche proprio della diffamazione, ma proprio il fatto della non controllabilità della diffusione porta ad essere una diffamazione aggravata con delle conseguenze. Beh, effettivamente a seguito della denigrazione, caro Tiziano, ci sono conseguenze in ambito civile e in ambito penale, perché in ambito civile c'è diritto al risarcimento dei danni, anche importanti, in ambito penale c'è diritto di procedere con una querela e agire, no, affinché venga esercitata l'azione penale dal pubblico ministero nei confronti di quella persona. Quindi cominciamo a stare attenti, perché c'è una cosa da dire e ogni tanto noi lo ripetiamo, ma è veramente importante. Qual è il motivo per cui è più facile offendere sui social che di persona?
Allora eccoci di nuovo in diretta, stiamo parlando di tutto quello che accade un po' in negativo su Facebook. Sì, diciamo un uso distorto dei social e in particolar modo dei Facebook, parliamo di denigrazione, di offese sui social e quali sono le conseguenze e come ci si fa a tutelare. Ma io ti volevo chiedere, caro Tiziano. Io devo rispondere. Sì, facciamo l'inverso, no? Bisogna cambiare un po' il fondo. Cosa? Ecco, la maglietta. Ma ti è mai capitato di leggere offese più o meno pesanti nei confronti di un tuo amico o di una tua amica sui social? E se sì, mi dici qual era il tuo stato emotivo leggendo queste offese rivolte nei confronti di una persona che tu conoscevi? Allora, sì. Sì. Effettivamente sì. Sì, il mio stato emotivo in quei casi ha comunque ha avuto due sensazioni diverse. Da una parte ho condiviso, capisci, non sì. condiviso sì, perché ho cliccando, certo. ma semplicemente condiviso il pensiero, sì. non l'offesa, il pensiero sì. della persona che in causa. Dall'altra mi è dispiaciuto molto perché comunque cioè, non trovo giusto che certe cose vengano messe così in piazza, su una piazza come quella social, quella virtuale. Sì. Ma tu hai avvertito la persona? Io non ho avvertito la persona, l'ho trovata dopo, ne ho parlato con lui. Gli hai consigliato un avvocato, no? Perché comunque se n'era accorto anche lui e quando ci siamo trovati ne abbiamo discusso su un attimo ed è venuta fuori il fatto che la gente poi comunque si nasconde, no? Perché la gente ha paura. Certo. Cioè, magari non hai coraggio di affrontarti. Chiaro. E questo è uno dei nostri mali, credo, dei nativi digitali. Guarda, hai detto una grande verità, perché è una delle ragioni per cui è più facile offendere sui social. Questo è un po' perché è questo, no? È importante comprendere il motivo per cercare di risolvere il problema o cercare un attimo di gestirlo. È l'assenza di feedback emotivo. Cioè, e parlarne alle spalle, però su un più comodo, oltre che senti più comodo. Forte, poi sai, sei meno coinvolto, perché prova a immaginare se ci fosse, se io ti dovessi bastonare, no? Anche con le parole. Certo. Dammi così questo termine e lo faccio mentre ti offendo guardandoti negli occhi, io mi rendo conto di quanto è grande l'offesa che sto ponendo in essere nei tuoi confronti. Certo, comunque anche vedi la mia reazione, il mio stato d'animo, riesci a leggere. Invece l'assenza in questo caso, quando tu fai poni in essere un'offesa nei confronti di una persona sui social, comunque un mezzo informatico, un mezzo virtuale, non hai la sensazione di quella che è la gravità dell'offesa che stai ponendo in essere, per il semplice fatto che non ti rendi conto perché non vedi la persona, quindi ti manca il feedback emotivo dell'altra persona che ti fa anche da misura e questo è molto importante. Io credo che molte volte le persone, no, prese dalla pancia, scrivano un po' di tutto non comprendendo la gravità di quello che fanno, perché poi sai, finché si fa tra adulti è molto molto grave e devastante comunque, ma quando tu poni in essere queste condotte mai tra ragazzini e ragazzine che devono ancora formarsi a livello di personalità, beh, le conseguenze possono essere anche molto pericolose e non recuperabili. Proprio abbiamo già visto casi addirittura estremi, parlato, no? Casi estremi che sono causati da questo genere di problemi. Quindi andiamo ad analizzare un altro aspetto. Quale il reato integrato da chi offende, la faccio semplice, sì, su Facebook? La condotta di chi pone in essere pubblica dei messaggi offensivi sulla bacheca Facebook, sulla propria o su, addirittura, no, ti taggano tante, certo, volte con delle offese nei confronti di una persona individuata, attenzione, e o individuabile, era l'esempio che facevamo all'inizio della nostra trasmissione, da un certo numero di persone, questo l'ha precisato anche la Corte di Cassazione con la sentenza 50 del gennaio del 2017, pone in essere il reato di diffamazione aggravata previsto e punito dal nostro codice penale, esattamente 595 comma terzo del codice penale, per cui se qualcuno vuole andarselo a vedere è il 595 comma terzo del codice penale, per cui è prevista, attenzione, la reclusione da 6 mesi a 3 anni e il pagamento di una multa non inferiore a 516 euro. Comprendete bene che a fronte di una condotta offensiva della reputazione di una persona,
e a riconoscimento a fronte di un accertamento giudiziale della responsabilità penale, l'autore di questa offesa rischia anche una condanna penale che va da 6 mesi a 3 anni, oltre che della multa. E quindi capirete che è una cosa davvero seria, perché molto spesso i ragazzi, le persone, se lo dimenticano. Certo, non viene dato neanche tanto, non si pensa che dietro a questa cosa ci possa essere una pena vera, importante. Certo, quindi è una pena veramente importante. Stiamo parlando del procedimento che può essere aperto in ambito penale. E perché questo? Perché viene riconosciuta una sanzione così importante? Beh, perché la potenzialità diffusiva dello strumento di Facebook, quindi della comunicazione di Facebook o di un altro social, è veramente forte. Non stiamo parlando di uno che scrive una lettera offensiva che magari la indirizza a 2 persone, 3 persone, ecco che allora, capito, comunque la diffamazione c'è, ma è molto più contenuta. Rimane certo. Una cerchia ristretta lì, ti mettono in piazza e ti offendono in maniera pesante, e quindi anche l'offensività diventa pesante in relazione al numero di persone che possono leggere quell'offesa. Mi sembra abbastanza evidente. Non vi è alcun dubbio, quindi, per la Cassazione che il messaggio offensivo sarà certamente in grado di raggiungere un numero indeterminato, ma fortemente apprezzabile, di persone, ledendo in modo gravissimo la reputazione della vittima. La Cassazione ha già ritenuto sussistente, voglio fare una precisazione caro Tiziano, il reato di diffamazione aggravata anche quando il messaggio offensivo viene trasmesso via fax e attraverso la posta elettronica inviata a più destinatari, per cui cerchiamo anche certo. Lì di moderarci, perché le conseguenze sono anche gravi anche in questo ambito. Stiamo parlando di problemi legati a Facebook, o meglio diffamazione, tutto quello che c'è, quello che si scrive, no? Quello di cui bisogna stare molto attenti, farsi poco trascinare dalla pancia, perché ci possono essere delle conseguenze sia civili a titolo di risarcimento danni, sia penali, perché la Cassazione è intervenuta anche con la sentenza 50 del 2017, dove ha definitivamente riconosciuto nell'offesa perpetrata nei confronti di un soggetto individuato o individuabile effettuata su Facebook, sui social, il reato cosiddetto di diffamazione, dovuta essenzialmente alla forte capacità della diffusione della comunicazione offensiva ad un numero pressoché illimitato di persone. Quindi la gravità dell'offesa ovviamente ha portato a ritenere l'offesa sui social come diffamazione aggravata. Ma siccome stiamo andando un po' addirittura da riva alla nostra trasmissione, mi piaceva anche parlare di che cosa si può fare, no? Dare un po' di consigli, certo. Come tutelare i propri diritti quando accade che la nostra reputazione viene violata sui social. È molto importante salvaguardare la nostra reputazione sul web, anche perché ricordiamoci che su web di fatto poco o nulla viene cancellato, è sempre rintracciabile, e molti la considerano ancora un po' una zona franca dalla legalità, benché ci sia un regolamento europeo, benché i vari stati riconoscano una responsabilità a fronte di comportamenti non leciti, però intanto vengono posti in essere. Il problema è che tu non riesci a prevenirli, esatto. E quindi nel momento in cui viene posta in essere la condotta diffamatoria, il danno ormai è già fatto. Ok, ecco 5 consigli pratici che ho pensato di sintetizzare. Sì, mi piaceva il numero 5 oggi, per dar corso in maniera valida a quella che può essere la nostra tutela in ambito civile e penale nel caso in cui rimanessimo vittima di offese sui social e quindi di diffamazione aggravata. 1. Raccogliere immediatamente la prova prima che vengano cancellate delle offese con un metodo valore legale. Si parla anche di marcatura temporale dei reperti, ma si potrebbe addirittura ottenere la marcatura e la conformità da parte del notaio. Questo per dare un valore legale alla data e recuperando ovviamente i dati di chi ha pubblicato l'offesa. Ma se questo non è possibile, in giudizio vi posso dire che
mia esperienza, ma anche la Cassazione lo riconosce, io posso dimostrare che anche se non c'era scritto il mio nome, quel messaggio è stato visto da almeno 20 persone che magari posso conoscere, che hanno capito che ero io la vittima. Perché comunque i riferimenti erano espliciti. Bravissimo, giusto? Torniamo al discorso oggetto individuato e o individuabile. Quindi uno raccoglie immediatamente la prova dell'offesa. Può andare bene il classico... Io consiglio di fare subito lo screenshot. Esatto. Ok, lo screenshot, perché ti dà la videata, più screenshot, addirittura io chiedo anche, se ci sono degli amici, di farlo fare anche agli amici dal loro telefono, perché poi ovviamente utilizzeremo come testimonianza. Se ci sono situazioni di un certo tipo, si arriva anche alla marcatura temporale attraverso uno dei miei tecnici forensi, o attraverso il notaio, ma voglio dire, la soluzione la si trova. Secondo consiglio, raccoglie più informazioni ed elementi possibili sul soggetto che possa in essere la diffamazione, così da consentire l'individuazione esatta dell'autore dell'offesa, compreso il suo ID. Perché vi dico questo? Perché a volte noi conosciamo il profilo della persona che ci ha offeso e sappiamo che di fatto non è un profilo falso, ma talvolta, mi è capitato, ci sono persone che creano dei profili falsi e offendono, poi diventa molto più difficile dimostrare che è stato magari il mio ex moroso, il mio ex marito, la mia ex moglie o un ex amico, un'ex amica a creare quel profilo, e quindi riuscire ad attribuirgli la responsabilità penale dell'offesa che ha posto in essere nei nostri confronti. Terza cosa, individuare i nominativi dei testimoni che hanno letto i post offensivi. Sembra una bazzeccola, però sono tutti pronti a riferirci le offese. Se ci sono i mi piace, ci sono le condivisioni. Io faccio fare l'espansione del post con quelli che hanno messo mi piace e l'espansione del post con quelli che l'hanno commentato, perché tante volte, no, diventa un po' animalesco l'essere umano, e quindi c'è il muoversi in branco anche sui social. Diventa molto più facile accanirsi sulla preda. Certo. Poi bisogna stare attenti che magari quella preda può diventare qualcosa di diverso. Ok. Quattro, segnalare i post offensivi a Facebook ai fini della loro rimozione, ma solo dopo aver svolto l'attività che vi ho detto ai punti precedenti, perché c'è questa grande possibilità di segnalare Facebook e blocca questi post. 5, sporgere querela personalmente. Io consiglio sempre a mezzo avvocato, perché vi consente di confezionare una querela. Io vedo quanto lavoro c'è dietro una querela fatta bene, perché ci sono tutti i documenti che servono. Allora io preferisco, se possibile, fornire all'autorità giudiziaria, caro Tiziano, tutta la documentazione, no? In modo che non ci siano dubbi. No, poi giustamente loro devono fare le loro indagini, gli accertamenti, ma un conto è farle da zero, un conto è avere una base di partenza. Avergli già dato in mano tutti gli elementi. Cambia, e anche a livello di tempistica cambia. Quindi io preferisco fornire un lavoro già fatto o pressoché già fatto all'autorità giudiziaria. Quindi questo è il quinto punto, quindi affidatevi possibilmente ad un avvocato competente in materia, ma se non volete rivolgervi a un avvocato, comunque lo farete quando andrete a richiedere i danni. Perché? Perché comunque sia in ambito penale potreste costituirvi parte civile, e la costituzione di parte civile non è altro che trasferire dall'ambito civile all'ambito penale, e questo ce lo consente il nostro codice, la nostra richiesta di risarcimento danni. Ma sto parlando di risarcimento danni? Sì, che sto parlando di risarcimento danni, perché sappiate che chi offende sui social deve pagare. Per cui attenzione, non c'è solo il rischio di condanna penale alla reclusione o la multa, ma anche il rischio proprio al risarcimento del danno. Quindi è molto importante documentare per essere certi di dimostrare la responsabilità di quel soggetto come autore dell'offesa, ma di documentare anche con l'elenco dei testimoni che hanno visto i post, ma anche documentare quelli che sono i danni, perché magari io ho avuto un trauma talmente forte che non mi consente più di fare anche le cose che facevo, perché mi vergogno, perché per assurdo una persona che subisce delle offese arriva a un meccanismo molto strano per cui si sente quasi responsabile di quello che è venuto fuori e si vergogna. Invece l'unica persona che si dovrebbe veramente vergognare è l'autore. Posso farti un esempio che ho letto recentemente? Sì, certo anche. Che puoi. Allora, nel caso in cui, per dire, una persona scriva
non offese, ma denigra un posto, perché magari è andato in un ristorante, è andato in un bar, è andato in qualsiasi posto pubblico e ha avuto magari una brutta esperienza, in quel caso lì magari va giù anche un po' pesante, senza offendere, però magari sai. Sai, la denigrazione è ledere la reputazione della persona, esatto, o anche di un'attività. Per cui io starei molto attenta a prescindere, cioè uno può esprimere lo stesso concetto in maniera differente, dicendo guarda, non ho mangiato bene in quel posto perché magari la pasta era scotta, quest'altro. Ovviamente si assumerà la responsabilità, certo, di quello che dice, ma se non l'ha documentato diventa un'illazione. Bisogna sempre stare molto attenti, perché nel momento in cui mettiamo in piazza delle cose, giusto perché abbiamo voglia quasi di dimostrarci più forti, alla fine siamo molto più deboli perché stiamo accusando qualcuno che magari non ha la possibilità di difendersi. Attenzione, attenzione davvero. Bene, voi ti lascio ancora un minuto. Poi... è un lusso. Allora, abbiamo parlato di Facebook, di social, di offese sui social, sono sempre più frequenti, nonostante il codice europeo che individua un po' delle regole di comportamento. Perché? Perché di fatto, come dicevo prima, non c'è la possibilità di prevenire la pubblicazione. Purtroppo bisognerebbe fare i famosi corsi, educare i nostri ragazzi fin da piccoli. I quali ragazzi però vedono che molto spesso sono gli adulti a comportarsi in maniera non solo sconveniente ma penalmente rilevante. Esempi negativi davanti. Sono esempi negativi perché nessuno ci insegna a utilizzare lo strumento informatico, no? E è come se io dessi in mano una pistola. Sai che stai dicendo una cosa molto importante? Ah, dimmi. Sì, hai detto una cosa veramente molto importante. Nessuno ci insegna ad usare lo strumento. Secondo me dovrebbero insegnarlo a scuola. A scuola adesso sì, perché ma anche guarda Instagram piuttosto che Facebook piuttosto che altri social sono d'uso comune fin dalle elementari, perché poi c'è il famoso Musical.ly, no? Che sì, adesso so che dovrebbe aver cambiato nome, dove ragazzini anche piccolissimi postano, certo, balletti o spezzoni della loro giornata quotidiana. Beh, anche in questo secondo me dovremmo educare i nostri figli all'uso di questi strumenti. Il problema è che molti di noi non li sanno utilizzare, quindi non riescono neanche a fare un'attività di controllo. È vero. E quindi è come se ne lasciassimo lo sbaraglio a questi ragazzi. È come se dessimo in mano una macchina senza la patente in un'autostrada trafficata. Beh, dovremmo rifletterci un pochino. Pochi minuti ormai ci separano dalle ore 11, di conseguenza dai saluti, almeno per questa mattina e per questa parte di mattinate, soprattutto nella rubrica hashtag LegalFoice 22 insieme all'avvocato Fulvia Foice. Abbiamo parlato di Facebook, o meglio social network in generale, e del reato di diffamazione aggravata, che c'è ogni volta in cui una persona scrive sulla propria bacheca, ad esempio di Facebook, o su quella della vittima, che quella sarebbe ancora peggio, delle offese o frasi denigratorie della sua persona. Attenzione, non è vero come tanti sostengono che il reato non c'è quando la persona non viene esattamente individuata nel nome e nel cognome, perché è sufficiente che sia individuabile dalle persone che sono gli utenti di quel, certo, social network, per cui non c'è scritto Tiziano, ma di fatto tutti sanno che mi sto riferendo a lui per n motivi, è più che sufficiente. Ho fornito dei consigli pratici, sì, per tutelare i propri diritti, sicuramente raccogliere le prove immediatamente prima che vengano cancellate, individuare immediatamente l'ID del soggetto che ha pubblicato, perché ovviamente è un marchio, no, che gli rintraccia, certo, e raccogliere più informazioni possibili sull'autore, perché a volte l'autore potrebbe aver anche utilizzato un profilo falso. Sicuramente individuare i soggetti che hanno letto quel post, prendere giù il nome e il cognome, ma anche prendere giù il nome e il cognome di quelli che hanno messo mi piace o hanno condiviso o hanno commentato in maniera ulteriormente offensiva, perché c'è una responsabilità anche in quel caso lì. Tutelarsi è possibile anche a mezzo Facebook, chiedendo la cancellazione a Facebook di quelle che sono le frasi offensive, ma attenzione, fatelo solo dopo che avete così raccolto la prova dell'offesa che avete subito. Tutto. Avete diritto di agire in ambito penale presentando una querela, possibilmente, io dico sempre, tramite un avvocato competente, ma sicuramente anche attraverso la polizia postale e le altre autorità, e in ambito civile per ottenere il risarcimento civile dei vostri danni, che vengono, vi assicuro, liquidati. Tutelatevi e avviate così non la vergogna di agire nei confronti di chi pone in essere la denigrazione nei vostri confronti, perché queste cose
cose non devono succedere e ci vuole, abbiamo concluso la nostra trasmissione, educazione fin dall'elementare a utilizzare che cosa questi strumenti, perché altrimenti lasciamo in mano conoscere, ai nostri figli lo strumento che si usa, perché solo se lo conosci lo eviti lo eviti o comunque lo puoi eviti gestire dei problemi che magari inizialmente non ti sei neanche posto, come dici tu, di pancia, mentre se uno lo sa, cresce, è educato a questo, anche la pancia ragiona, no? Sì, infatti, questo la pancia ragiona, e soprattutto tenuto conto che la nostra generazione, i genitori, non tutti sono così evoluti dal punto di vista informatico, quindi lasciano di fatto uno strumento potentissimo in mano ai ragazzi senza istruzioni per l'uso. Ma sappiamo che la mamma degli imbecilli è sempre incinta, a proposito di pancia, e con questo abbiamo chiuso. Grazie. Buon weekend, ciao Tiziano, grazie.